leggere che il discorso del parlare di relazioni è utile per un sacco di cose, per appunto portare la comunicazione più sul piano uomo-donna, ma anche per capire indizi che ti fanno capire quanto lei è aperta mentalmente o no, di conseguenza capire se lasciar stare oppure andare avanti, che però comunque a te ti sconsiglia di lasciar stare, tu Chiaro. vai avanti finché Non riesci andare avanti. nell'interazione. Poi dopo, quando ne fai tante volte, capisci le dinamiche, capisci quando è meglio evitare di perdere tempo, allora lì dici ok, però quando hai più esperienza. Io ho iniziato a pensare a questa cosa qua, fondamentalmente per me la prima location è un colloquio, cioè se non mi piaci nella prima location non ci andiamo nella seconda location, anche se sei libera abbiamo tempo e hai tempo, non la porto, perché ne ho portate così tante nella seconda location e che poi non ci ho fatto niente, ma in realtà che avevo già visto prima, che tanto non ci facevo niente, però ho detto andiamo avanti. E quindi, siccome la seconda location non è un caffè da 1,20 euro, è magari un drink, un aperitivo, e siccome ne facevo tanti, Beh, sì, sono abbastanza anche ho costosi. fatto il bilancio dell'anno scorso, io siccome tengo il bilancio, ce l'ho da 3 anni ormai, tengo il bilancio, nel 2018 avevo speso circa 340 euro per appuntamenti instant date. 2019 invece l'anno scorso ho speso 998 euro per stand date e appuntamenti, quindi prendete 1000 euro, non perché cene costose No, o chiaro, perché sono tanti, caffè di qua, caffè di là, gli stand date di qua. Io appunto mi ero dato come budget, siccome, avendo visto tipo siccome faccio mese per mese il bilancio. Tipo quando era gennaio, febbraio, lì ho visto, minchia, sto spendendo pieno 100 euro al mese per appuntamenti, cose così. Ho detto, ok, mi do come budget 100 euro. Poi ho visto che comunque in realtà non riuscivo neanche a stare nel budget dei 100 euro. Perché già se facevo Beh, 100 euro diverse... infatti sono 10 secondi, beh no, 10 secondi location sono Sì, solo le seconde location, in ma realtà è tutto il budget. siccome c'erano anche diversi appuntamenti, Ah. già se sono 2 o 3 appuntamenti, magari nel lounge bar dove magari un drink costa magari 11, 12, 13 euro, capisci che già con 2-3 appuntamenti sei sui 50, 75 euro. Più magari ci metti gli stand date, le seconde location, per me è facilissimo Sì, andare a infatti. sforarlo. Quindi alla fine di un anno, e considera che negli ultimi 2 mesi dell'anno sono uscito molto poco perché appunto ero a filmare il videocorso, quindi. Infatti a dicembre ho tipo speso 10 euro in totale, forse non sono neanche uscito, non so, forse ho fatto un instant date di sfuggita da qualche parte. Quindi perché stavamo dicendo questo? Ah sì, perché appunto siccome ne ho portate diverse avanti, perdendo tempo e soldi, ho detto ok, frena, adesso non si va più nella seconda location, a meno che lei non è meritevole di andare nella seconda location. E che significa che non è super timida, che significa che ha tempo, che magari ci posso fare qualcosa anche dopo. Se per esempio magari vedo che non ci si può fare niente in giornata, magari posso arrivare al bacio, magari sì, ce la porto, però di solito nella seconda location effettivamente sì, no, beh, se posso arrivare al bacio ci vado alla seconda location, quindi sì. Però se vedo che non ci posso arrivare al bacio, per esempio la tipa di ieri che era di Napoli, io personalmente non l'avrei portata nella seconda location perché vedevo che tanto anche con la seconda location non lo so se ci si poteva arrivare al bacio, non lo so perché non ero io lì. Vabbè, Secondo me secondo cioè te, avevo una, cioè non so, io percepivo una grande resistenza, lo so, ma però il secondo te ti rendi conto secondo che hai me sbagliato? Quindi dipende, non lo so, dovevo essere io lì a fare tutta l'interazione, anzi, chiaro. probabilmente io non l'avrei neanche fatta l'interazione perché non mi sarebbe interessata probabilmente. Quindi tu vai avanti il più possibile l'interazione, accumula tanta esperienza per poi dire, ok, questo è il mio confine, non vado oltre perché è tanto una perdita di tempo e di soldi. Oppure magari è semplicemente una perdita di tempo. Io ho dei miei video dove esco dall'interazione dopo 3 minuti, 5 minuti perché vedo che tanto è super timida e che cazzo sto a fare lì. Mi ricordo ci sono delle sessioni dove magari c'era una in particolare, se non sbaglio era oltretutto quella lì che ti ho dato ad ascoltare stamattina, che praticamente prima ho fatto due o tre approcci, ho trovato una ragazza timida eccetera, me ne sono andato via. Se io avessi, mi Sì, ricordo una c'è all'inizio un qualcosa di sì. quella.
Sì. Sì. Ok. Che fai qualcuna dell'Est Europa, ma il video si intitola della Svezia, però vai via subito. Ok, boh, Poi vabbè. parli con qualcuno, credo, E mi di ricordo, c'era, non mi ricordo se era questa qua o un'altra, questa. che prima ne avevo approcciata una, che l'avevo vista che era timida, però era libera, rispondeva bene, benino, però la vedevo che era comunque molto timida. Però era libera, potevo invitarla in stand date, ho detto che cazzo invito in stand date questa qua, tanto perdo tempo, sono col cameraman, devo filmare delle cose interessanti, se filmo questa qua, tanto non la porto fino a chiusura. E quindi ho detto me ne vado, me ne sono andato, e poi ne ho approcciata una che poi è andata per le lunghe. Però se io perdevo tempo con quella lì, mi perdevo quella che poi seguiva dopo. Quindi, però, come ti ho detto, tu vai avanti il più possibile nell'interazione, in modo da accumulare l'esperienza che ti fa capire quando fermarti o quando non fermarti. Detto ciò, se vuoi imparare un metodo procedurale passo dopo passo, dall'approccio fino al sesso, c'è il mio videocorso che si chiama esattamente Dall'approccio al sesso, che insegna tutto questo. È un corso di oltre 45 ore, lo trovi andando sul sito www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che c'è un video tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.